Finalmente uno spazio dedicato all'hip hop nuorese, un viaggio che poi, se potremo, continuerà anche a livello regionale, e incontriamo Mr. Robot e 3D, due capi storici dell'hip hop nuorese, che ci raccontano cenni storici e anche la realtà di questo fenomeno che soprattutto nella nostra città sta diventando sempre più grande. Scoop Planet. Va bene, allora, l'hip hop a Nuoro è arrivata, come in tutta Italia, attraverso una moda che è stata quella del ballo. Sicuramente una cultura che a Nuoro non appartiene, che a tutta Italia non appartiene come cultura, ed è per questo che ci è arrivata attraverso le cose più commerciali. Una di queste appunto era il ballo. L'hip hop è arrivato intorno al 1984-85. Questo, come in tutta Italia, è arrivato attraverso un fenomeno che era quello della break dance. La break dance si vede in un aspetto di una cultura che riguardava il ballo, i graffiti e soprattutto la musica. Quello che riguarda l'hip hop, soprattutto per quello che riguarda la mia città, da diversi anni è cambiato, perché effettivamente prima io avevo un concetto di questa cultura che era molto personale, ero anche geloso del fatto che magari i ragazzini intraprendessero questa cultura, perché pensavo che effettivamente loro non potevano capire quello che potevo capire io. Cioè, per diversi anni io l'ho seguita con un gruppo di persone abbastanza limitato. E la filosofia che abbiamo cercato sempre di tenere era quella di una filosofia nostra, molto personale, e pensavamo che nessuno che ci potesse arrivare. Però poco a poco tutti i ragazzi che hanno iniziato dopo di noi hanno dimostrato, soprattutto a me, anche dandomi moltissime lezioni sul fatto di quanto possa essere forte questo tipo di cultura, che è una cultura che possono avere tutti quanti, possono avere. L'importante è che uno ci creda, e sono contento che qui a Nuoro ci siano tantissimi graffiti, ci siano tantissime persone che ballano e tantissime persone che cantano. Il popolo sardo era in totale povertà. I nostri padri zappavano la terra, spaccandosi la schiena, zappavano la terra. Ma non è cambiata molto la situazione in Sardegna. Ora come prima siamo nella merda. Già è il bastardo, ci specula sopra, facendosi soldi e dandoci la puzza. Vedi la Gaziana, uno fra tanti, che fa il padrone nella terra dei sardi. Ma vediamo un po' di riordinare le cose, perché qui non esiste né schiavo né padrone. Quando il sardo è costretto ad immigrare, contano la casa per poter lavorare. Allora, qua a Nuoro sicuramente è arrivata in una certa maniera, forse quella sbagliata. E a poco però tutti si stanno unendo in un unico messaggio. E questo messaggio è quello che è stato dato quando è nata questa cultura, che non erano altro che tre parole: peace, unity, love.
L'hip hop secondo me cioè, non è una filosofia di vita, l'hip hop è una cosa che uno sente di dover usare, perché è così, l'hip hop si usa, si sente di doverlo usare per esprimersi, perché l'hip hop è arte, l'hip hop è danza, l'hip hop è musica, quindi l'hip hop più o meno è tutto, se un ragazzo vuol fare qualcosa la può fare nell'hip hop, però cioè, non è che uno può identificare la sua vita nell'hip hop, si può vestire in un certo modo, deve per forza vestirsi in un certo modo, portare anche un determinato linguaggio, fare il gangster, perché cioè non sono cose nostre. Io vivo nel mio hip hop, l'hip hop a nuoto. Io ci vivo da 12 anni, alti e bassi, però cioè 12 anni dentro, cioè pensando a queste cose qua, cioè all'arte, anche ai graffiti, anche alla musica appunto. La differenza tra i graffiti e i murales sostanzialmente è la tecnica, perché alla fine il graffito è anche un murales. La tecnica è l'intento con cui viene fatto, il murales può essere un'opera commissionata da un ente, commissionato comunque da qualcuno, può essere fatto con un permesso su un qualsiasi muro. Il graffito viene fatto da qualsiasi parte senza alcun permesso e solo con la bomboletta, solo ed esclusivamente con la bomboletta. Infatti, cioè, vederli così e anche svariati, come appunto ce ne sono a Nuoro, potrebbe sembrare una cosa di poco conto, ma effettivamente la tecnica è abbastanza complicata, cioè ci vogliono diversi anni di esperienza per apprendere a fondo queste tecniche. Il primo graffito fatto appunto con l'intento di fare un graffito è stato fatto da Wave e da 3D qui a Nuoro, su muro in cemento armato. Da allora a oggi, dal 1984 a oggi, le cose sono cambiate, graffiti ce ne sono tanti, e c'è stato un miglioramento notevole, e appunto sia nelle tecniche e anche i colori ne sono arrivati tantissimi nuovi. Quindi niente, un consiglio a tutti quanti di continuare a comprare bombolette, rubatele se non avete soldi e fate graffiti. Get in time.